Ciao a tutti! Dopo aver visto diversi video su YouTube nei quali veniva preparata la meringa nel microonde, ho voluto provare anche io. Non mi pare vero. 300 grammi di zucchero a velo, un albume d'uovo. Dobbiamo trattare questo impasto un po' come se stessimo impastando la pasta del pane. Ho visto anche che c'è chi ricopre il piatto del microonde con del semplice Scottex e chi invece la carta forno. Io userò la carta forno. Allora, l'impasto mi sembra piuttosto omogeneo, quindi ora procedo a lavorarlo su un piano di legno. Quindi creiamo dei salamini. Se veramente otteniamo la meringa che cuociamo nel forno, siamo a cavallo. Stare attente al vapore. È poco vapore, troppo vapore, niente vapore. Bene, ora metto su un foglio di carta forno e vado in microonde, per 2 minuti e mezzo al massimo della potenza. Power per 2 e mezzo. Aspettiamo insieme. Io sono curiosissima. Perché non mi pare una cosa possibile. Spero non mi esploda il microonde. A quanto pare sta crescendo. Fantastico. Oh, come cresce. Per i non intenditori è un ottimo surrogato della meringa. Se non abbiamo tempo, non abbiamo voglia, ma vogliamo fare un buon dolce, è veramente fantastica. Veramente fantastica. Ma purtroppo in bocca, come vedete, è farinosa. Sì, è croccante. Però purtroppo non è la vera meringa. Appena tolta dal microonde appariva molto più pesante. Invece adesso già che sta raffreddando è molto, molto migliorata, è più leggera e anche più stabile.